Il problema della testimonianza, il problema della psicologia della testimonianza è un problema molto complesso. La ricerca scientifica ormai da anni se ne occupa e questo problema è particolarmente presente nel caso del mostro di Firenze, in particolare in riferimento a quelli che sono i testimoni che sono stati, diciamo, citati in merito al delitto degli scopeti. Di base, le persone oggi pensano che la maggior parte dei casi giudiziari si risolvano attorno alle prove scientifiche, il classico DNA, la prova regina dei salotti televisivi. In realtà non è così. Una grandissima quantità di casi di interesse penale ruota attorno a fonti di prova soggettive, cioè fonti di prova testimoniali. Il problema grosso con queste fonti di prova sta proprio nella loro soggettività e nella complessità delle dinamiche della memoria. Diciamo che da un certo punto di vista il caso del mostro di Firenze e quello dei nostri testimoni, quelli di cui ci occupiamo adesso, è emblematico, perché abbiamo una serie di testimonianze che riflettono appieno tutte quelle che sono le distorsioni relative alla memoria rispetto a un fatto che si è vissuto o al quale si è assistito. Di base non si parla di prove regine, in realtà abbiamo a che fare spesso più che con delle regine, con delle vere e proprie cenerentole che sono come delle ombre che si muovono nella memoria dei testimoni cambiando continuamente forma. E questo è quello che è successo nel caso dei testimoni del delitto degli scopeti, per i quali vediamo un sostanziale cambiamento nelle versioni che vengono date attraverso gli anni. Fondamentalmente quelle che abbiamo a disposizione sono quelle del 1985 e del 1994, quindi alcune nell'immediatezza dei fatti, altre a distanza di diversi anni dai fatti stessi. Le testimonianze dei due ristoratori, Borzi e Bonciani, cosa ci raccontano nell'85? Nell'85 i due ristoratori parlano fondamentalmente della presenza di un'auto, una Golf bianca con una targa straniera, comunque francese, e poi raccontano della presenza nella locanda di una ragazza di corporatura magra con i capelli corti. Questa descrizione di per sé rende questa testimonianza o queste testimonianze specifiche già inattendibili, perché noi sappiamo che la fotografia uscita sulla Nazione il giorno successivo alla scoperta del delitto ritraeva la donna, la ragazza francese, diciamo, con un look che era quello di diversi anni prima, era la foto fondamentalmente del suo documento d'identità che la ritraeva molto più giovane perché è fatta qualche anno prima e con i capelli molto corti. Le foto del cadavere invece sulla scena del crimine invece ci mostrano una ragazza che aveva i capelli lunghi alle spalle e anche abbastanza ricci. Quindi questa identificazione, diciamo così, perfetta fra la foto della nazione e la persona che i soggetti dicono di aver visto, già di per sé ci fa capire che la testimonianza all'epoca già non era particolarmente attendibile. Uno dice di aver visto la ragazza, l'altro una macchina Golf Esatto, bianca, esatto. con Allora, targa straniera, neanche francese. il Bonciani dice di aver visto la ragazza, mentre il Borsi dice di essersi affacciato, diciamo, per caso al balcone della locanda, del piano sovrastante la locanda, e di aver notato questa macchina, questa Golf bianca, con una targa straniera, senza specificare che si trattasse effettivamente di una targa francese. E dice che questa targa straniera aveva attirato in modo particolare la sua attenzione, senza argomentare. Ecco, mentre nel corso degli anni, cioè 12 anni, 10 anni dopo al processo, questa testimonianza, diciamo, poi varia negli anni 94, 97, Questa cosa che. testimonianza si arricchisce di dettagli, fondamentalmente. C'è qualche piccolo cambiamento anche ad esempio sulla tipologia della macchina, perché mi pare che uno dei due parli di una Renault 4 invece che di una Golf bianca, ma la differenza macroscopica sta proprio nella fioritura dei dettagli. Questo elemento ci fa capire che la testimonianza dei due soggetti resa nel 1994 è ancora meno attendibile di quella resa nell'immediatezza. Perché? Perché il fatto che ci siano più dettagli in realtà va contro quella che è la normale curva di decadimento del ricordo, che tende a depurarsi nel corso del tempo dei dettagli laterali e tende a mantenere invece solo quello che è il nucleo centrale del ricordo, che è fatto dal contesto oggettivo, dato dal quando e dal dove l'evento si è verificato, e dal contesto soggettivo, dato invece dallo stato d'animo e da ciò che il soggetto ha provato nell'assistere a una determinata scena. Questo è un fatto. In realtà, da questo punto in poi, possiamo partire anche per capire cosa è successo in questo frattempo che ha determinato questa, diciamo, innaturale e inconsueta fioritura dei dettagli. Mi pare che nel racconto, nel dibattimento processuale,
esce fuori anche la figura del ragazzo che in prima istanza non c'era. Esatto, quindi c'è un arricchimento anche in termini di estensione del ricordo. E questo è successo perché? Perché nel lasso di tempo che è andato dal 1985 al 1994 sono intervenute una serie di informazioni post evento che hanno a tutti gli effetti influenzato il ricordo. E quindi il fatto che il caso abbia avuto una grandissima risonanza mediatica, per cui ci sia stata una diffusione di varie informazioni, e soprattutto anche il fatto che i due testimoni, quindi il Bonciani e il Borsi, abbiano parlato con altri soggetti, ma soprattutto fra di loro, di questo elemento, ha dato luogo a un effetto che si chiama conformity, ovvero quando due testimoni che hanno assistito a un evento parlano fra di loro di questo evento prima di rendere testimonianza, le informazioni che si scambiano modificano i ricordi di ciascuno dei due testimoni, sia in termini di estensione che in termini generali di contenuto. Quindi domanda superflua, qual è, credo io superflua, qual è la testimonianza che può ritenersi più attendibile nel caso specifico? Nel caso specifico nessuna delle due testimonianze può ritenersi attendibile in termini di probabilità. La più attendibile? La più attendibile forse è quella del Bonciani. Forse quella del Bonciani. Cioè quella dell'epoca dei fatti. Quella dell'epoca dei fatti, sì, quella dell'epoca dei fatti, ma in realtà questi effetti distorsivi si possono essere, sicuramente si sono verificati anche nell'immediatezza del fatto, perché stiamo attenti, un altro elemento fondamentale che fa sì che un evento vissuto venga fissato in memoria con accuratezza è anche dato dalla salienza personale dell'evento. Se io vivo una determinata situazione, un giorno prima, ma questa situazione per me non ha nessun valore, non è detto che il mio ricordo di quella specifica situazione sia accurato, nonostante certo. L'abbia vissuto in modo molto in tempi molto recenti. Certo. Questo, allora, abbiamo parlato di quello che fu l'avvistamento della domenica 8 mattina. Tornando invece alla festa dell'unità di Cerbaglia, no? Abbiamo due tipologie di testimonianze, ce le vuole illustrare? Assolutamente, da una parte abbiamo quella del Cantini che viene resa nell'immediatezza del fatto e che effettivamente in termini di attendibilità e di accuratezza del ricordo è forse quella più valida, per così dire. Cosa dice il Cantini? Il Cantini afferma fondamentalmente di aver probabilmente, e sottolineo probabilmente, notato questi due soggetti, ma cosa molto importante, sottolinea la differenza della ragazza che ha visto nella festa dell'unità, la ragazza francese che ha visto nella festa dell'unità, rispetto a quella che invece era la foto della nazione. Per cui lui parla effettivamente di una ragazza con i capelli lunghi o comunque lunghi all'altezza delle spalle e ricci. Ma soprattutto un elemento che rende particolarmente attendibile questa testimonianza è il fatto che il Cantini dichiara chiaramente che molti dettagli non li ricorda. E soprattutto manifesta i classici buchi e imprecisioni della memoria che sono tipiche di un ricordo genuino. La testimonianza appunto di Cantini è riferita, vede i giovani quando? La sera del venerdì del giorno 6. Ok. E poi abbiamo un'altra testimonianza, sempre limitatamente all'esistenza in vita di questi due ragazzi. Ce la vuoi descrivere? Abbiamo la testimonianza del Fantoni che fra tutte quante probabilmente è quella meno attendibile, per un motivo molto semplice. Prima di tutto arriva dopo 12 anni dai fatti, dopodiché tutti gli effetti distorsivi che abbiamo visto influire sulle altre testimonianze e influire in genere sulla memoria dei testimoni, in questo caso specifico non esentano il Fantoni. E tanto cosa dice più, il Fantoni? Il Fantoni fondamentalmente dice di aver servito, di essere stato uno dei volontari del Partito Comunista dell'epoca, che serviva ai tavoli durante la festa dell'unità, e lui dice di ricordarsi in modo molto preciso di aver servito al tavolo sia la ragazza che il suo compagno, e addirittura dice di ricordare di aver servito determinati piatti, fra cui le pappardelle al sugo di lepre, e soprattutto dice di aver scambiato qualche chiacchiera con un francese incerto, che è quello che lui era in grado di parlare con questi soggetti, e di ricordarsi addirittura il fatto che i due ragazzi avevano gradito quel particolare piatto. Allora, facendo un sunto di tutto ciò, qual è il quadro che ne emerge? Allora, facendo un sunto di tutto ciò, il quadro che no, ne emerge... in termini di giorni, perché poi a noi interessa capire fin quando è certo che questi ragazzi erano vivi. Allora, il fatto che sia certo che i ragazzi erano vivi, soprattutto, è difficile determinarlo sulla base delle testimonianze.
Il problema vero è che la testimonianza in sé, come fonte di prova, non è conclusiva e attendibile di per sé. In realtà c'è bisogno che le attività investigative sviluppino delle fonti di prova alternative che hanno lo scopo di corroborare le testimonianze. Ora, se noi mettiamo insieme tutti i dati sviluppati poi nel corso degli anni, anche nella rivisitazione di quelli che sono stati i referti anatomopatologici e quelle che sono le testimonianze invece più valide viste fino ad oggi, diciamo che di base il delitto potrebbe essere stato commesso plausibilmente o la serata del 7 oppure la notte fra il 6 e il 7, ma molto molto difficilmente il giorno 8, la domenica 8. Sì, nell'ottica della ricerca di una corroborazione reciproca delle fonti di prova c'è anche l'elemento relativo agli scontrini, e cioè relativo al fatto che, visto che era entrato recentemente in vigore l'obbligo di diciamo rilasciare lo scontrino fiscale nel momento in cui si faceva un determinato acquisto, la ragazza aveva l'abitudine di conservare tutti gli scontrini, probabilmente per una questione fiscale propria, e diciamo gli scontrini trovati in possesso della ragazza non vanno oltre il giorno 6. È un elemento ovviamente laterale, nel senso che di per sé non è conclusivo, però nell'ottica del ciclo di corroborazione reciproca fra le fonti di prova potrebbe essere un elemento a sostegno della tesi per la quale il delitto non sia avvenuto l'8, ma comunque in una giornata che va fra il 6 e il 7 del mese. Ecco, questo va a fare il paio un po' con le valutazioni ultime che sono state fatte dai medici legali, esatto, e degli entomologi forensi, esatto, che collocano a venerdì massimo. Al sabato. Le testimonianze. Allora, di base il punto della questione che rende la testimonianza come tipologia di fonte di prova poco attendibile sta proprio nel fatto che la memoria, da un punto di vista fisiopsicologico, funziona, diciamo, non funziona come un videoregistratore o come una macchina fotografica. Noi non manteniamo mai delle fotografie o delle videoregistrazioni della realtà o degli eventi a cui assistiamo. A partire dal momento della percezione fino al momento in cui richiamiamo un determinato ricordo, ciò che succede è un fenomeno che sta a metà fra il ricordo e l'immaginazione. Bartlett, che era uno scienziato, definiva la memoria come una ricostruzione immaginativa, fatta in parte da dettagli appartenenti ai singoli eventi che noi andiamo a ricordare, e in parte questi eventi vengono arricchiti da altri elementi appartenenti a situazioni simili. Per cui, in base alle valutazioni tanatologiche dei medici legali e entomologiche degli entomologi, in base a queste testimonianze, sono quelle poi estrapolate le testimonianze degli esperti, processuale, certo. Queste testimonianze possono ostacolare quella che è poi la valutazione dei medici legali, ultimo. Le testimonianze dei testimoni Bonciani, Borsi, eccetera? Assolutamente no. Assolutamente no. Diciamo che quando abbiamo a che fare con dei dati oggettivi, come sono quelli delle prove scientifiche o comunque dei referti medico-legali, e dei dati soggettivi, che sono quelli invece delle testimonianze, fra l'altro testimonianze rese in condizioni simili a quelle in cui sono state rese queste, testimonianze relative a fatti molto laterali nella vita e per le persone che hanno assistito a questi fatti, non c'è paragone a livello di peso probatorio fra un referto medico legale e una testimonianza di questa natura.